la senti questa voce. Chi canta il cuore, la maglia d'amore, non te lo so spiegare, tanto non capirai. Tanto non capirai. Tifosi del Bari, buon pomeriggio e benvenuti a questa nuova puntata di Tanto non capirai qui su Radio Biancorossa, puntata numero 47. Buon lunedì 4 novembre, un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. Allora, brusco ridimensionamento per il Bari che pareggia in casa contro la Vibonese, vede allontanarsi la vetta. Puntata odierna dedicata a quanto accaduto ieri al San Nicola, con commenti, interviste, analisi del match dei biancorossi contro gli uomini di Modica. Avremo con noi anche un gradito ospite. Partiamo subito, ma prima saluto il mio compagno di viaggio odierno, il giornalista e direttore di Bari Mania, Marco Iusco. Ciao Marco. Grazie a te Nicola, ben ritrovatici, e soprattutto dopo esserci sentiti anche ieri. Eh sì, ieri due collegamenti nel corso di Gireremo lo Stivale, con Marco che dapprima ha fatto un'analisi sulla partita e poi ci ha anche riferito le parole di Terrani. Tutto questo durante Gireremo lo Stivale. Vi ricordo i contatti per interagire con noi: il 393 949 7483, ripeto 393 949 7483, il numero per i vostri messaggi, le vostre note vocali e le vostre chiamate, quindi un unico numero per fare un po' di tutto. Invece c'è sempre la nostra chat di Spreaker, per chi non volesse utilizzare il telefono c'è la nostra chat di Spreaker, utilizzabile anche tramite l'app di Radio Biancorossa. Veniamo subito al sondaggio odierno, sondaggio abbastanza drastico se vogliamo, che riguarda un po' le conseguenze del pareggio di ieri tra Bari e Vibonese. Quello che vi chiediamo è: Bari addio sogni di gloria o c'è tempo per rimediare? Quindi Bari addio sogni di gloria o c'è tempo per rimediare? Prima di andare avanti c'è subito un radioascoltatore in linea. Ciao, benvenuto a Tanto lo capirai. Pronto? Sì, sei in linea, vai. Ciao ragazzi, sono Daniele. Io a volo voglio dire solamente due cose: cerchiamo di essere umili e voglio che Bari, la nostra squadra, almeno punta al secondo posto, al terzo posto, perché le regole dei playoff sono cambiate quest'anno, sono difficili, però ce la possiamo fare, perché la regina ha preso, penso, un passo molto veloce. E poi volevo dire un'altra cosa al giocatore piccolo, che un giocatore piccolo lo è, della regina, che il trenino appartiene ai giocatori del Bari, al Bari e ai tifosi del Bari. Se lui vuole dare uno schiaffo morale perché è stato fischiato quando è venuto a giocare contro il Bari, beh, è un'altra cosa. Però il trenino appartiene a cui, cosa ne pensa anche voi, te e Iusco. Ciao, grazie. Ciao Daniele, ci hai già anticipato una serie di argomenti. Si riferiva a quanto accaduto a Potenza Regina 0-3 con il barese Nicola Bellomo, che al terzo gol ha esultato facendo il trenino sotto la curva del Potenza. E diciamo che è un gesto che non è piaciuto tantissimo ai tifosi del Bari, ma ne parleremo più tardi. Andiamo con ordine, soffermiamoci sulla partita di ieri. Diciamo che il gol iniziale di Antenucci, sul regalo del portiere avversario, aveva un po' illuso tutti. La Vibonese tuttavia non si è scomposta e ha dimostrato come si possa giocare un ottimo calcio anche in Serie C. Poi evento più unico che raro, ieri non abbiamo affrontato una squadra con il 3-5-2, bensì una formazione col 4-3-3, tra l'altro di stampo zemaniano, quindi un qualcosa di diverso rispetto al solito. Quale migliore occasione allora, caro mister Vivarini, per ritornare alla difesa a 4? Questo è l'unico appunto che muoverò e che muovo a mister Vivarini, perché la partita di ieri ha confermato ancora una volta come questa squadra sia stata costruita male e come sia stata anche sopravvalutata. Il Bari è una buona squadra, ma mal assortita, costruita male e soprattutto costruita per un altro modo di giocare. Quindi se il Bari sprofonda a meno 8 dal primo posto, è giusto iniziare a puntare il dito verso chi questa squadra l'ha costruita, ufficialmente Scala, ma si sa, c'è anche la mano di Giuntoli e Pompilio da Napoli, e verso chi ha difeso
determinate scelte e voleva addirittura confermare Cornacchini, e qui le responsabilità sono tutte di Matteo Scala e di Luigi De Laurentiis. È vero, il campionato è ancora lungo, ma 8 punti dalla prima sono già una distanza difficilmente colmabile, soprattutto perché il calendario, insomma, non è certo, non sorride di certo, anzi sorride alla regina, e quindi, insomma, però nel calcio tutto è possibile. Il Bari deve sicuramente fare il suo, cercare di vincere più partite possibile e sperare in qualche passo falso della regina. Marco. Nicola, penso che la vetta si allontana sempre di più, non farei tanto una colpa, diciamo, a De Laurentiis e a Scala, se non quanto, nel senso che è stato dichiarato all'inizio campionato, puntiamo a vincere il campionato e al momento siamo quinti o quarti in classifica e la vetta comunque dista, è molto lontana, soprattutto con una regina che gioca bene a calcio e viene da 5 vittorie consecutive. C'è anche da dire che il Bari non ha giocato male solamente ieri, ma è un Bari che dalla partita con l'Avellino è un Bari in fase calante. Manca probabilmente Amlili, ma non solo, è un Bari che sta soffrendo molto una preparazione inadeguata e questo lo si vede perché non riesce a reggere bene l'urto degli avversari, ed è un Bari che ha peccato soprattutto dalla gestione palla, ma soprattutto da, permettimelo di dire in radio, di quella cazzimma che si è assistita in altre partite. Sì, sicuramente aveva più fame la Vibonese. Non è la prima volta che accade in questo campionato. Leggiamo qualche messaggio. Allora, c'è Paolo che scrive: le regole dei playoff cambieranno l'anno prossimo, non sono cambiate per quest'anno. Poi Pasquale: a questo punto basta con la difesa 3, cerchiamo di giocare in modo più offensivo. Sono d'accordo, altrimenti la regina non la riprendiamo neppure con un sontuoso mercato di gennaio. Sono assolutamente d'accordo, ormai basta con questa difesa 3, con questo 3-5-2. Abbiamo visto che gli equilibri, anche con questo modulo che garantiva equilibri, alla fine non è un modulo infallibile. Molte squadre stanno anche prendendo le misure, quindi è il caso di tornare al vestito originario del Bari. Poi c'è Giuseppe che ci scrive: ciao Nicola, non dovremmo più definire il Bari una corazzata? Si creano poi aspettative malintese in questa grande tifoseria. Siamo il Bari e dobbiamo lavorare e lottare ogni domenica con l'orgoglio barese che ci contraddistingue. Sono ottimista da gennaio in poi. Poi Carlo: dobbiamo pensare a noi, vincere quante più partite possibili. Le regole dei playoff non sono cambiate. Appunto, se la regina perderà colpi, dobbiamo trovarci pronti. Carlo, Marco, il problema: molti dicono da gennaio a gennaio a gennaio ci sarà il cambiamento, ci sarà, però bisogna pure vedere come arriviamo a gennaio. Sì, assolutamente d'accordo, perché prima di arrivare a gennaio stanno 2 trasferte consecutive, poi c'è una partita con un Teramo rigenerato perché il Teramo nelle ultime partite sta vincendo e si trovava proiettato invece nella zona play-out. È ora di cambiare modulo quanto prima, ma soprattutto non di proiettarci già a gennaio. Prima dovevamo concludere questo Esatto, girone di esatto. andata e arrivare al 15 dicembre facendo più punti, perché ieri i giocatori sono usciti quasi come se avessimo perso la partita. Oggettivamente il punto di ieri, Nicola, serve leggermente per il morale, però ieri è come se abbiamo perso quella partita, e forse se la Vibonese avesse vinto la partita, consentimi di dire, nessuno avrebbe potuto gridare allo scandalo, perché forse se c'era una squadra che Assolutamente no. meritava di vincere, penso che Non avrebbero c'era la Vibonese. rubato assolutamente nulla. Intanto hai parlato, diamo un'occhiata un po' anche ai dati risultati. Paganese Catania rinviata, Rende Monopoli 1-2, Rieti Virtus Francavilla 1-1, Sicula Leonzio Cavese 3-1, Ternana Picerno 2-1. Poi ci sono giocate alle 17:30 Casertana Viterbese 2-2, in gol tra l'altro Floro Flores, Potenza Regina 0-3 con doppietta di Corazza e gol di Bellomo, come abbiamo detto. Teramo Bisceglie 1-0, continua a perdere il Bisceglie. Poi giocata sabato Catanzaro Avellino 3-1. In classifica Regina prima con 31 punti, Ternana 26, poi il Monopoli con 25, Potenza con 24, Bari con 23, poi via via tutte le altre. Insomma, una classifica che non sorride assolutamente ai colori biancorossi. Prossimo turno c'è Bisceglie e Bari, mentre la regina se la vedrà in casa contro la Casertana. Poi c'è un Monopoli Viterbese da tenere sott'occhio, e poi poc'altro. C'è un Avellino Potenza, anche questa è una partita da tenere
sott'occhio. Bene, ora colleghiamoci col forum di orgogliobarese.it online come ogni post-gara, il sondaggio che permette ai nostri utenti di votare i tre migliori in campo. I tre più votati per i nostri colori sono Terrani con il 31% dei voti, Antenucci con il 18% e Berra. Quindi i migliori, caro Marco, secondo gli utenti di orgogliobarese.it, Terrani, Antenucci e Berra. Sei d'accordo? In parte almeno sui primi due. Terrani sì, perché è subentrato scatenato, è andato più di una volta vicino al gol e poi ha trovato quel bellissimo gol, ma ha fatto tantissimo, quindi sicuramente magari già dalla prossima partita col Bisceglie merita una chance da titolare. Antenucci sì, perché ha fatto un gran gol, rivedendo oggi l'immagine delle highlights si vede proprio che era distaccato dallo scontro di gioco tra il portiere ed Enrico Altobello, quindi non ha potuto vedere, però Antenucci ha corso, ha fatto una partita di sacrificio molto bene. E poi sì, Berra ha fatto bene, però almeno a pari merito metterei l'unico che salvo della difesa ieri, Marco Perrotta, perché almeno è stato incisivo nelle chiusure, ha dato quella sicurezza in più che purtroppo ieri Valerio Di Cesare e Sabbione non sono stati in grado di dare verso della difesa. Intanto leggiamo qualche messaggio, qualche altro messaggio. Francesco, al momento addio sogni di gloria, comunque fa parte del DNA del Bari il fatto che nel momento in cui devi fare il salto di qualità si ferma tutto. Poi c'è un altro messaggio di Paolo che ci dice: attenzione, domani Consiglio federale si parlerà di multiproprietà, si potrebbe decidere qualcosa. Io ho subito tracciato una notizia. Infatti, confermato, martedì 5 novembre alle ore 13 presso la sede della FIGC si è convocato il Consiglio federale. Tra gli argomenti, oltre all'approvazione del verbale della riunione, eccetera, eccetera, sono state inserite tra le altre le nomine dei componenti della commissione vigilanza, previste alcune modifiche regolamentari, comprese quelle al regolamento che disciplina l'acquisizione di partecipazioni societarie nell'ambito delle società professionistiche. Punti molto interessanti che ovviamente riguardano la Salernitana di Lotito, ma anche il Bari dei De Laurentiis. Sul sito di Salerno, salernonotizie.it, dicono: sarà la svolta, si registrerà l'ennesimo rinvio. Si potrebbero avere risposte importanti, appunto, sia per Lotito che per De Laurentiis. Marco, seguiremo con molta curiosità questo Consiglio federale. Tu pensi che possa cambiare qualcosa, soprattutto in positivo per il Bari e la Salernitana, oppure no? Me lo auguro sinceramente, però avendo visto che in passato c'è sempre stata una linea molto conservatrice, penso che può essere che diano qualche maggior ramo di qualche apertura, che ci possa essere qualche apertura. Di qui a esserci uno stravolgimento del regolamento, avendo visto quello che ha fatto comunque la Lega negli ultimi anni, sono un po' restio, nel senso che penso che per il momento sia difficile, però di sicuro se ne parleranno, perché oltre al Bari ci sono altre società, ci sono altre situazioni di multiproprietà, non solo anche quella di Lotito, ma anche altri presidenti. Quindi la stanno affrontando, iniziano ad affrontare ora, perché potrebbe diventare tra qualche stagione una situazione un po' più spinosa. Vi ricordo il quesito odierno: Bari, addio sogni di gloria, o c'è tempo per rimediare? 393-949-7483 per i vostri messaggi, note vocali o chiamate, oppure c'è sempre la nostra chat di Spreaker, utilizzabile anche tramite l'app di Radio Biancorossa. Restiamo sul foro, intanto c'è Alessio che invece ci scrive i migliori Terrani, Antenucci e Corsinelli. Sì, un altro nome che viene fatto, quello di Corsinelli. Sicuramente ha fatto meglio di Costa. Ieri Costa, e ci sta, dopo diverse partite dove era stato il migliore in campo, ieri ha sofferto parecchio, però sicuramente positivo l'ingresso di Corsinelli, che non ha la corsa, non ha lo sprint di Costa, però è un buon giocatore, sicuramente un buon rincalzo che magari meriterebbe anche un po' più di spazio. Eravamo sul forum di orgogliobarese.it, leggo qualche commento. Flavianos: difficile dare un giudizio negativo perché di fronte c'era una squadra che giocava a memoria, noi non siamo ancora una squadra, abbiamo tanti problemi, il centrocampo titolare infortunato, Folo Runcio in cerca della condizione, una partenza ad handicap che pesa come un macigno. Angelus 84: ho visto due squadre che si sono date battaglia per 90 minuti, se il loro portiere non avesse fatto quel miracolo, perché di quello si tratta su Antenucci, all'angolino la partita sarebbe finita lì.
La Vibonese ha un bel gioco molto organizzato. Poi Ubar 01, questa regina vale 5 bari, c'è poco da fare, le altre sono tutte alla portata e il secondo posto sarebbe già tanto per noi, ma c'è da rivoluzionare a gennaio. Poi Galletti, l'utente Galletti, sarò una mosca bianca, ma per me nulla è compromesso, anche il primo posto. Certo, ora può sembrare assurdo dirlo, ma il campionato è ancora lungo e a differenza dell'anno scorso in Serie D gli avversari sono molto più difficili. Ma su questo penso che siamo tutti d'accordo. Campionato molto molto più difficile, complicato. Da un lato è più bello, sicuramente è più bello avere a che fare con squadre dello stesso livello o comunque molto molto vicine. L'anno scorso, insomma, il divario tra il Bari e le altre squadre era per certi versi imbarazzante. È molto più bello. Però d'altra parte poi Marco stiamo soffrendo molto di più, classifica insomma, non bellissima, però sicuramente questo è un campionato difficile, molto tosto. Sì, anche perché c'è da dire che se la regina gioca a memoria, perché la regina già dallo scorso anno è arrivata in fondo ai playoff e ha mancato la promozione, mentre il Bari è stato costruito probabilmente male o con troppi giocatori fuori ruolo e stiamo pagando il cambio di allenatore e soprattutto Nicola, in questo momento la squadra è un po' a corto di fiato oltre che di idee tatticamente, perché come lo dicevamo già dalla scorsa puntata Costa è un po' in affanno. La nota positiva di tutto ciò che il giorno prima in conferenza stampa Vivarini, faccio notare questo particolare a chi ci sta ascoltando, aveva detto Costa sta facendo benissimo, stiamo spingendo moltissimo, manchiamo un po' dall'altra fascia. Invece le note positive sono arrivate da Corsinelli, subentrato nella ripresa, Già. Berra, e da Berra che ha spinto questo. protagonista di alcune belle azioni, molto propositivo, qualche buon recupero. Sicuramente forse la miglior partita da quando è a Bari. E ora diamo un'occhiata a qualche articolo di giornale oggi in edicola. Partiamo dalla Gazzetta del Mezzogiorno. Un Bari con alti e bassi e la regina vola a più 8. Poi Gazzetta dello Sport, Vivarini pari con rammarico. Bari ok, dovevi dare di più. Le pagelle, il migliore è Terrani con un 6 e mezzo. Per il resto molte insufficienze nel Bari sulla Gazzetta dello Sport. Mentre Corriere dello Sport, Bari altra frenata, la vetta è lontana. Vibonese dà applausi. Questo sul Corriere dello Sport. Marco, sicuramente l'avevamo detto nei giorni scorsi, Bari va bene in casa, deve iniziare a vincere fuori casa, però ora se iniziamo a pareggiare pure in casa diventa veramente problematico, perché il San Nicola sembrava un mezzo fortino, invece ora, almeno con Vivarini, invece ora, insomma, dopo ieri abbiamo ceduto punti anche in casa e ora per forza di cose bisognerà andare a vincere a Bisceglie, cioè non c'è altra soluzione, bisogna prendersi 3 punti a Bisceglie. Assolutamente a Bisceglie e poi subito dopo a Pagani contro la Paganese, però ieri il Bari non ha fatto altro che confermare quella continuità vista un po' nelle ultime quattro partite, dove c'è stato l'intermezzo della vittoria con il Catanzaro a San Nicola, invece avevamo visto tre pareggi, Avellino, Catania e ieri. E ieri alla fine è stato il pareggio peggiore perché il Bari dopo l'1-0 è un po' scomparso e se non fosse stato per quel 2-2 guantato un po' per i capelli da parte di Terrani, a quest'ora staremo parlando di una sconfitta molto pesante anche a livello mentale. Assolutamente, assolutamente sì. Allora, siamo giunti al momento delle interviste. Ascoltiamo le parole di Mister Vivarini, di Terrani e del tecnico della Vibonese Modica. Parole e dichiarazioni raccolte da Canale 85. Tanto non capirai. Siamo passati in vantaggio, potevamo anche fare altri gol. La partita sembrava facile, c'è stato un rilassamento e abbiamo perso i tempi di aggressione contro una squadra organizzata che ripete i movimenti, ripete delle giocate predefinite, non te lo puoi permettere. Quindi è stato, abbiamo concesso campo, abbiamo sofferto nel primo tempo due tagli dove è stato bravo Frattali ad anticipare. È chiaro che questa è una squadra che io ve l'avevo detto all'inizio, che bisogna andarci veramente con grande attenzione, con grande volontà. E mi piace sottolineare gli ultimi 20 minuti dove
abbiamo fatto quello che si doveva fare, nel senso aggredirli alti, non farli assolutamente ragionare. Siamo stati bravi nel creare altre occasioni, magari anche per vincerla. Bisogna farsi trovare pronti, sto lavorando da mezz'ala e non l'avevo mai fatto fino ad ora, quindi con pazienza e con l'aiuto dei compagni del mister, pian pianino dai, si sta venendo fuori. Come ho detto in precedenza, speravo in un esito diverso dopo il gol, che magari regalasse i tre punti. Non c'è, c'è il rammarico, c'è da lavorare in settimana per pensare alla prossima. Tanto non capirai. Siamo stati bravi a stare dentro la partita per tutti i 95 minuti, anche se ci sono state fasi poi da lettura, dovevamo leggerla un po' diversamente, ma nel complesso della gara sono stato molto contento di aver avuto queste risposte contro una grande squadra, contro Bari, si chiama Bari, quindi c'era tanta gente che non aveva mai visto un campo del genere, quindi per noi era un motivo di soddisfazione, di orgoglio, cercare di misurarci contro una grande, e penso di avere, che la squadra abbia fatto il proprio dovere, pieno regime, con la consapevolezza di sapere che poteva giocare contro questa squadra, a prescindere dal secondo cambio o meno, sono giocatori importanti, al di là se fai le scelte iniziali con altri elementi e poi devi mettere dentro altri elementi ancora, ma sono giocatori tutti importanti, non giocano per demerito, giocano perché alcune volte si fanno delle scelte in funzione di com'è lo stato di salute, di come ci si è allenati durante la settimana. In questo caso avevamo degli infortunati che ci stanno tirando dietro, vedi Taurino, vedi Alberti, e quindi diciamo che qualcuno è stato pure forzato, anzi mi fa piacere sapere che Enrico Altobello non ha nulla, e quindi questa è la gioia più grande al di là del risultato, che per me conta poco in questo momento, sapere che il ragazzo sta bene, ed è una grande soddisfazione. Certamente al 93esimo penso che se avessimo avuto quella brillantezza mentale di mettere questa palla dietro, poi non so se Pugliese l'avrebbe messa dentro o meno, però se l'avesse messa dentro era già finita la partita, quindi saremmo usciti da qua con un risultato importante. Però mi prendo la prestazione, e chiaramente non è la prima volta che noi purtroppo regaliamo punti in trasferta, non riusciamo a vincere la prima, ma veramente abbiamo giocato un buon calcio fuori casa, quindi sono contento di come si esprimono e della crescita che stanno avendo. Ci sono tanti ragazzi che vengono da categorie inferiori, e il fatto di approcciarsi così contro una grande squadra, come abbiamo fatto il Bari, come abbiamo fatto la Ternana, come abbiamo fatto col Catania, come abbiamo fatto con la Casertana, mi riempie l'orgoglio, quindi significa che c'è lavoro, significa che c'è credibilità e significa che c'è voglia di migliorarsi. Tanto non capirai. E allora, queste le interviste, le parole dei protagonisti di questa partita tra Bari e Vibonese, ma siamo giunti allo spazio dedicato all'approfondimento per commentare nei dettagli quanto accaduto ieri a San Nicola. Siamo lieti di avere con noi il direttore generale della Vibonese, Danilo Beccaria. Buon pomeriggio Danilo, anzi buon pomeriggio direttore, e benvenuto qui a Tanto lo capirai su Radio Biancorossa. Buon pomeriggio a tutti voi. Con me il collega e direttore di Bari Mania, Marco Iusco. Buon pomeriggio direttore. Allora, se avete domande da rivolgere al direttore della Vibonese Danilo Beccaria, il 393-949-7483, altrimenti c'è la nostra chat sull'app di Radio Biancorossa. Allora, direttore, prima di parlare della partita, le chiedo come nasce questa Vibonese di Modica che ieri ha incantato al San Nicola. Qual è l'obiettivo di questa, la mission di questa società e di questa squadra? Innanzitutto noi siamo una città piccola, quindi rappresentiamo anche una società relativamente piccola, molto, molto snella, formata dal presidente, da me che faccio il direttore generale, e poi abbiamo il direttore sportivo, quindi quando riusciamo a fare le riunioni siamo molto snelli. Abbiamo deciso di puntare su Mister Modica perché è un allenatore che, diciamo, esprime un calcio che a noi piace tanto, un calcio offensivo, che pensiamo solo a, diciamo, alla fase offensiva, perché una squadra che si deve salvare è importante cercare di vincere il più possibile le partite, quindi abbiamo scelto lui perché comunque lo conoscevamo già dai tempi dei dilettanti e ci ha convinto il suo modo di fare calcio.
Ecco, un tecnico come Modica attira senza dubbio le attenzioni di altri club. Ora, senza fare nomi, le chiedo, ci sono già delle squadre, delle pretendenti per Modica oppure no? No, al momento ancora no, anche perché non abbiamo fatto nulla di particolare, siamo a metà classifica, anche se abbiamo fatto una buonissima media gol, una buona media punti in casa, in trasferta ancora non siamo riusciti a vincere, siamo andati vicino nelle ultime trasferte, però ancora i tre punti non sono arrivati. Ecco, per lei una domanda del collega Marco Iusco, vai Marco. Direttore, sì, invece le chiedo, ha detto sì, che il secondo in realtà ha un miglior attacco insieme ad un'altra squadra, che cosa è mancato nello specifico sino ad ora per poter fare quel salto di qualità, dato che dal punto di vista dell'attacco avete fatto, se non mi sbaglio, 27 gol, invece negli altri reparti un po' più ci sono più difficoltà. Voi tutti penso che conoscete Zeman, che ha fatto la storia del calcio soprattutto in quel di Foggia. Sono allenatori che fanno un tipo di calcio offensivo e diciamo la squadra non sa fare altro, quindi quando spesso e volentieri fuori casa riusciamo anche ad andare in vantaggio, però non riusciamo ad amministrare, un po' di ingenuità da parte di giocatori, di singoli, un po' di diciamo inesperienza, perché comunque la rosa che abbiamo che c'ha la Piponese è la rosa più giovane di età di tutto il girone. Ci è mancato questo, mentre in casa riusciamo incredibilmente ad attaccare per 90 minuti, quindi fuori casa è impossibile fare questo tipo di ragionamento, perché c'è la squadra avversaria che è spinta dal proprio pubblico, attacca lei e noi ci troviamo impreparati sotto questo punto di vista, e nella lacuna diciamo che fuori casa non stiamo riuscendo a colmare e ci ha fatto perdere finora punti preziosi. Ecco, direttore, prima di parlare di altro le chiedo come sta Altobello. Ieri è uscito per un brutto scontro con il vostro portiere, ricordiamo Altobello, ex calciatore del Bari, come sta? Cosa ha riportato? Ma per fortuna bene, bene, molto bene, molto meglio rispetto a ieri, che si pensava che dovesse stare là a passare la notte in ospedale, invece è tornato a casa. È tornato con solo una botta, che cosa è successo? Cosa ha rimediato? Il portiere nostro, lui non ha sentito l'uscita, diciamo le parole del portiere nostro, è andato a saltare, il portiere gli è saltato addosso e l'ha colpito alla testa, e quando si colpisce un giocatore alla testa si sa che poi partono tutti gli accertamenti del caso, a maggior ragione lui che aveva diciamo quasi perso i sensi e non riusciva a rendersi conto di quello che era successo. Peccato, perché lui, insomma, da ex calciatore del Bari ci teneva sicuramente a giocarla e a giocarla tutta la partita. Ecco, restando su quell'episodio, il vostro mister nel dopogara si è lamentato dichiarando che il gioco doveva essere interrotto. È d'accordo, insomma, il Bari poi ha segnato dopo qualche secondo perché la palla è arrivata da Antenucci, che è stato molto bravo a tirare a porta vuota. Ma secondo lei il gioco andava veramente fermato e quindi il gol annullato oppure no? Ma è difficile interpretazione, lei per lì a me onestamente mi è sembrato un normale scontro di gioco, anche se è venuto tra compagni, spesso e volentieri si aspetta la fine dell'azione per interrompere il gioco, anche perché Altobello era rimasto vigile, fosse caduto a terra magari privo di sensi, allora in quel caso per giusto uno si deve fregare della partita e interrompere subito il gioco per soccorrere il compagno o l'avversario di squadra. Diciamo, possiamo dire il gol del Bari regolare. Secondo me sì. Perfetto, un'altra domanda da parte di Marco Iusco. Direttore, questa volta le faccio i complimenti, non solo perché avete l'organico più giovane della Serie C, ma anche perché Simone Lo Schiavo, che ho avuto la fortuna di conoscere ieri di persona, è il direttore sportivo più giovane della Serie C, solo 33 anni. Come avete scelto il direttore e quanto siete davvero contenti di questa squadra, che forse può ambire anche qualcosa di più che una tranquilla salvezza? Direttore. Ma è premesso che io quando ho iniziato a fare il direttore avevo più o meno l'età sua, è successo 5-6 anni fa ed ero in eccellenza, allora chiesi al presidente di poter fare il direttore in quanto Viponese, tifoso della Viponese, la stessa cosa fece Simone Lo Schiavo con me paradossalmente, ed è stato nominato direttore dal sottoscritto nel momento in cui dovevamo vincere un campionato di Serie D, quindi potete immaginare tutte le critiche che potevano venire a caso, no?
un direttore, anche se avvocato, che veniva nominato per vincere un campionato, e quindi con il dissapore di tanti altri pretendenti, poi alla fine abbiamo scelto lui, e si è rivelata una carta vincente. È un ragazzo che lavora veramente 24 ore su 24 per la Vibonese, è tifoso della Vibonese, quindi vive a Vibo, la sua famiglia è di Vibo, quindi ci sono tutte le componenti di lealtà sportiva. Per fortuna i risultati stanno dando ragione, anche quest'anno con un budget ridotto dell'oltre 40% rispetto all'anno prima siamo riusciti quantomeno a creare una identità di squadra. È una bella squadra con tante belle individualità. C'è una domanda per lei da parte di un radioascoltatore, Alessio, che chiede una domanda per il direttore: ma Edgar Ciani è infortunato o è fuori rosa, quindi fuori dal progetto vibonese? Edgar Ciani l'anno scorso è stato il nostro, diciamo, acquisto di punta, no? Ci aveva il mister, che era mister Orlandi, chiedeva un giocatore esperto, ne abbiamo puntato su Edgar, ben in condizioni atletiche, un po' diciamo era fuori condizione, fuori forma. Praticamente non è riuscito più ad integrarsi, quest'anno ha avuto un infortunio al ginocchio, in questo momento non può allenarsi, quindi si sta curando a casa sua. Quindi soltanto problemi fisici per Edgar, caro amico anche della nostra trasmissione. Venendo alla partita, risultato giusto? Sì, un risultato giusto, è stata una partita aperta, potevano vincere entrambe le squadre, poi alla fine il pareggio comunque rispecchia, il primo tempo ha fatto il padre, anche se poi noi abbiamo, dopo il gol subito, abbiamo cercato sempre di raddrizzare la partita, nel secondo tempo siamo stati bravi a capovolgere il risultato, e poi il pari comunque con tutti gli attaccanti che ha messo dentro il pista è riuscito a pareggiare. Ecco, Vibonese che dopo lo svantaggio, l'abbiamo detto anche prima, prendere subito gol a Bari in quella maniera lì avrebbe tagliato le gambe a qualsiasi altra squadra. Invece la Vibonese non si è scomposta e addirittura ha messo sotto il Bari nei minuti successivi il vantaggio biancorosso. Poi c'è stato un leggero calo anche nella ripresa, non si è più vista la Vibonese dei primi 20 minuti del primo tempo. Come mai? Il calcio che fa mister Modica, sapete tutti che è dispendioso. Noi praticamente adesso stiamo iniziando a carburare, la squadra ancora c'è margine di miglioramento, però questa qui della tenuta atletica l'abbiamo notato anche noi, non è la prima volta che c'è un leggero calo, ma non quindi è un calo fisico di eccezionale. Certo il mister vuole che si attacca in 7, in 8, quindi è normale che alla fine più passa il tempo più qualcuno inizia a finire la benzina, però spero col tempo che riusciamo a recuperare anche sotto questo punto di vista, anche perché l'età media favorisce questo tipo di calcio. Crede che i cambi operati nella ripresa da Modica siano stati decisivi, non solo per i gol, ma decisivi anche nel duello a distanza con Vivarini? In pratica è stato anche più lesto Modica nel fare i cambi, Vivarini ha ritardato un pochino, quindi cambi decisivi. Voi mettetevi nei panni di mister Modica, va a togliere il capocannoniere, Bubas, il capitano, e va a togliere Bernardotto, che è l'unico giocatore di una certa prestanza fisica là davanti, per mettere due nanetti, anche se molto, molto bravi dal punto di vista tecnico. Ha fatto una decisione molto rischiosa, ha avuto ragione, perché se entrambi hanno fatto gol alla fine, hanno fatto una grande gara. Lui ha puntato molto sulla voglia di rivalsa di questi giocatori, che finora non sono riusciti a ritagliarsi uno spazio continuativo nonostante abbiano davvero buoni doti tecnici. Ecco, io la prima volta che vedevo la Vibonese così, basandomi solo su quello che ho visto ieri, secondo me il giocatore di maggior prospettiva, non lo conosco assolutamente, però l'ho visto giocare ieri, è Berardi, dico bene? Berardi in classe 97, l'abbiamo comprato a titolo definitivo dal Torino, è l'eterno, diciamo, l'eterna promessa. Adesso secondo me con il modulo col 4-3, lui giocando a piede invertito, cosa che non aveva mai fatto negli anni passati, potrebbe finalmente esplodere. Ancora quest'anno non ha fatto gol nonostante grossissime prestazioni, però spero che riesca a sbloccarsi il più presto, perché
forse è l'unico degli attaccanti che non è andato in gol. Ecco, io così, non avendovi mai visto, però vedendo ieri la Vibonese, ho subito individuato in lui il calciatore di maggior talento, così, ma ripeto, i calciatori vanno visti, le mie insegne vanno visti più volte, assolutamente all'opera. Direttore, le chiedo come ha visto il Bari? Allora, il Bari ho visto veramente, prima della partita, mi ha impressionato la panchina del Bari, oltre che i titolari. Sono quelle classiche sensazioni, uno fa il viaggio d'andata e dice o ne pigliamo 5 o riusciamo a fare qualche applauso, come è successo per esempio a Francavilla. Abbiamo perso in goleada, ci hanno segnato subito e poi uno dietro l'altro, mentre il Bari ieri l'ho visto forse quando è passato in vantaggio così presto, troppo sicuro di poter vincere la partita. Ho visto che si sono cercato poco gli attaccanti, si cercava subito la finalizzazione, la verticalizzazione, non dando tempo alla squadra di salire. Potrebbe essere che loro ci hanno un po' sottovalutato, anche dalla nostra buona prestazione, perché onestamente tra le due rose non c'è paragone. Ecco, un'altra domanda da parte di Marco Iusco. Sì, direttore, sempre riguardante la partita, se il Bari avesse giocato con un modulo diverso dall'inizio, con un 4-3-3 o un 4-3-1-2, un fraseggio più veloce, un controllo migliore, come ha detto lo stesso Vivarini, pensa, ritiene che sarebbe finita diversamente? Ma può essere pure che si rigioca con lo stesso modulo oggi il Bari di Vinca, perché comunque è talmente forte che tante volte i moduli vanno al di là del risultato. Onestamente a me piace affrontare le squadre 3-5-2, perché l'abbiamo fatto noi l'anno scorso, e secondo me è un modulo perché è molto difficile da attuare, perché bisogna avere delle idee, bisogna avere un certo tipo di velocità, soprattutto delle mezzali. Quindi quest'anno, quando affrontiamo noi squadre 3-5-2, personalmente sono contento, perché credo che sia un modulo difficile, quindi che abbia delle lacune. Magari fosse venuto col 4-3-3, può essere che tra i due moduli di solito vince la squadra che c'ha i giocatori più forti, però questo qua stiamo parlando così come fossimo al Bari, quindi non abbiamo il riscontro del campo. Infine, direttore, uno sguardo su questo campionato. Regina più 8 sul Bari, come vede questa lotta al vertice? Regina ormai avviata verso la Serie B oppure è presto? No, secondo me è presto. Noi personalmente, quando vincemmo il campionato di Serie D, eravamo a meno 13 dalla prima, eravamo a meno 13 al periodo natalizio, e nel girone di ritorno abbiamo fatto un incredibile cammino. Ovviamente la squadra davanti ha rallentato, ha fatto qualche pareggio di troppo e ha permesso a noi di recuperare. Quest'anno è un campionato talmente difficile che la Regina e le squadre che sono prime in classifica possono lasciare punti con chiunque. Ieri è stata la dimostrazione pure del Bari stesso, quindi io non penso che il campionato è chiuso, anzi tutt'altro, basta un filotto di vittorie e uno ritorna a lottare per il vertice. Sicuramente un messaggio, un'idea che farà piacere ai tifosi del Bari all'ascolto. Perfetto, io con questo ringrazio il direttore generale della Vibonese, Danilo Beccaria, per essere intervenuto ai nostri microfoni. Direttore, grazie mille, è stato un piacere averla con noi. Grazie a tutti voi, un in bocca al lupo. Crepi, in bocca al lupo anche alla Vibonese. Grazie direttore, grazie mille. E allora, questo direttore della Vibonese, persona molto molto competente, Marco, mi ha fatto sentire un piacere dialogare con lui, sei d'accordo? Sì, sì, ho citato il direttore sportivo infatti della Vibonese perché anche lui si è mostrato molto gentile e garbato. E a tal proposito mi soffermerei, Nicola, su due aspetti. Uno, che è stato come il direttore sportivo estremamente corretto nel riconoscere che il gol del Bari era regolare. Giustamente l'allenatore Modica ha tirato dalla sua parte la situazione di Altobello a terra non se ne era accorto nessuno, probabilmente manco l'arbitro. Invece l'altro aspetto che vorrei sottolineare era proprio quello sulla mia domanda del 4-3-3. In pratica ha detto che il 3-5-2 espone maggiormente le lacune, non l'ha detto del Bari, però in realtà ieri è stato palese la cosa, e quindi abbiamo pagato anche. Abbiamo fatto i complimenti fino ad oggi, li continuiamo a fare a Vivarini per ciò che sta facendo, ha poche colpe, però evidentemente forse doveva cambiare dall'inizio e passare ad un modulo diverso che avrebbe messo maggiormente in difficoltà una difesa prevedibile, quella della Vibonese, che però, ripeto, vanno solamente i complimenti.
E un'altra cosa che ha detto il direttore, secondo lui il Bari ha un po' sottovalutato la Vibonese dopo il gol iniziale di Antenucci, pensavano magari una gara in discesa e magari si sono un po' rilassati. Io credo che questa sia una verità, possa essere proprio così. Sì, anche quello è un'altra chiave di lettura, perché comunque si è visto per una buona parte, anzi fino alla fine del primo tempo, il Bari fare il gioco che faceva con Cornacchini, lanci lunghi o individualità. Quindi ha fatto gol, come si suol dire, il direttore della Vibonese. Sicuramente molto, ripeto, una persona gradevole da ascoltare, soprattutto una persona che capisce di calcio, si intuiva, così basta. Quando parli con qualcuno, un po' come con il nostro Marco Iusco, qualcuno che capisce di calcio, te ne accorgi subito quando c'è qualcosa, quando hai un interlocutore che capisce rispetto a quando c'è uno che capisce poco e niente. Quindi complimenti a Marco Iusco e complimenti al direttore, della squadra della Vibonese. Bene. È veramente tutto per quest'oggi, per questa puntata di Tanto non capirai qui su Radio Biancorossa. Saluto e ringrazio il giornalista e direttore di Bari Mania Marco Iusco per avermi affiancato. Marco, che ritroveremo giovedì. Ciao Marco e grazie. Ciao, grazie Perfetto, è veramente tutto. Rinnovo quindi l'appuntamento per domani con Tanto non capirai. Con me ci sarà Riccardo Resta, sempre qui su Radio Biancorossa, la vostra radio. Forza Bari e ciao. Senti questa voce. Chi Tanto non capirai.